Quindi i consumatori in Europa hanno un'importanza molto rilevante, tant'è che il collegato che non ho preparato diapositive riguardo a quello che sto dicendo, tant'è che riguardo dell'Agenzia Europea della Sicurezza Alimentare, la famosa EFSA, ci sta una piattaforma consultiva dell'EFSA che invita le associazioni dei consumatori come stakeholder, quindi come parti attive in alcuni processi decisionali. Lì ci sono requisiti diversi rispetto ai requisiti nazionali per l'elenco di cui vi parlavo, comunque hanno un'importanza notevole i consumatori, perché i consumatori, noi in Europa siamo, mi pare, oltre 550 milioni di cittadini, più o meno, vi sbaglierò di poco sicuramente. E avere un consumo consapevole porta l'Europa in una direzione. Avere preoccupazioni oppure allarmismi spesso mediatici inutili porta dei problemi che si ripercuotono sull'intera, diciamo, produzione nazionale e anche europea. In Europa i consumatori perché sono stati individuati? Perché hanno un valore sociale molto elevato, non accettano facilmente il rischio, per farlo capire dovete spiegare in modo molto adeguato, e ad oggi, anche se negli ultimi 3-4 anni le cose stanno cambiando, i consumatori ignorano tutti i processi produttivi degli alimenti. Possiamo andare. Vabbè, questa la possiamo saltare. Per quanto riguarda ovviamente le attività che vengono fatte sulle produzioni, sono le attività di ispezione, vengono fatti anche i controlli ufficiali, principalmente basati sulle attività di audit attraverso delle checklist, e il controllo ufficiale si basa ovviamente su quella che vanno definito prima analisi del rischio. E andiamo avanti, le autorità che sono preposte sono quelle che vengono individuate dagli stati membri, ed è sempre importante sapere chi fa che cosa. In Italia ci sta l'organo vertice del sistema sanitario nazionale, che è il Ministero della Salute. Il Ministero della Salute controlla le regioni attraverso questi audit, queste verifiche. Le regioni controllano le ASL, quindi controllano le aziende sanitarie che stanno sui territori, e invece gli OSA, gli operatori del settore alimentare, chi li controlla? Le ASL. Quindi è tutto un controllo di tipo piramidale. Perché io vi ho detto nelle premesse che il sistema di controlli in Italia è tra i più sicuri del mondo, se non il più sicuro. Perché noi in Italia abbiamo un'organizzazione centrale di controlli, che vi ho spiegato, è un'articolazione periferica. L'articolazione periferica, in particolare, è dislocata presso i porti e gli aeroporti, attraverso i PIF, che sono i posti di ispezione frontaliera, che controllano l'importazione dei prodotti provenienti dai paesi extra UE, quindi extra 28, sono i PIF. Posti di ispezione frontaliera. Poi abbiamo gli UVAC, che sono gli uffici degli adempimenti comunitari, che controllano tutte le merci che circolano all'interno dell'Unione Europea. Quindi controlliamo la merce che viene da fuori, controlliamo la merce che viene dall'Europa, e poi abbiamo gli USMAP, che sono altri uffici che controllano soltanto i prodotti di origine vegetale. Tutto il resto viene controllato dei PIF e UMAC, quindi prodotti di tutti i tipi di alimentari. Voi dite, come mai a volte al telegiornale sentiamo parlare del... Poi ci sono ovviamente anche i controlli da parte di altri ministeri, tipo il MEF, il Ministero delle Finanze, che fa controlli documentari, se ci sta ovviamente la bolla, la fattura, quindi fa controlli di tipo amministrativo e contabile, che escono da quelli che sono i controlli finalizzati alla sicurezza alimentare e all'igiene dei prodotti. Per questo
stavo dicendo un'altra cosa. Poi cosa? Ah, come mai arrivano? Allora, a volte succede che arrivano, dice, è stato trovato il pomodoro cinese. Allora, noi abbiamo capito bene da queste quattro stupidaggini che ho detto che noi abbiamo una normativa madre comunitaria che uniforma i 28 paesi. Devono rispettare questa norma, ci sono delle procedure, il paese che non rispetta le procedure va contro legge. A volte però può capitare, malgrado la capillarità dei controlli, tra l'altro noi al Ministero della Salute abbiamo incardinato 1.400 NAS, che sono dei carabinieri che dipendono dal Ministro della Salute e si occupano di controlli anche nel campo della sicurezza alimentare e non solo, che vengono formati ovviamente da noi, e praticamente può capitare a volte che il pomodoro cinese, perché i paesi extra-UE hanno anche altre procedure diverse dalle nostre, molto più permissive, sia da un punto di vista igienico-sanitario che della sicurezza alimentare, entra e va nella distribuzione, difficilmente nella grande distribuzione organizzata. Grande distribuzione organizzata, io intendo dei grandi ipermercati, non faccio nomi per questioni ovvie, però a volte si trova. Non è una meraviglia, perché noi sappiamo che in Italia, come negli altri paesi d'Europa e del mondo, arriva la droga, armi e tutto il resto. Quindi quelle rare volte che arrivano, sostanze, materie prime, alimenti, che poi fanno gridare allo scandalo e all'allarmismo, spesso entrano, non spesso, sempre, a prescindere da dove entrano, per canali non ufficiali, non regolamentati, così come entrano anche i clandestini, allo stesso modo. Per quanto riguarda, diciamo, i regolamenti che vi ho citato, non vado avanti, andiamo avanti, vai avanti, gli audit per il tempo, si applicano ovviamente i carni freschi, molluschi vivanti, sul latte, l'882 che riguarda tutti i controlli che ho detto, vai avanti, dottor Gilberto. Ah, ecco, per quanto riguarda il regolamento del 854, è importante che chi fa i controlli sia una persona, oltre a essere adeguatamente formata, sia una persona che sia autorizzata. I controlli vengono fatti ai sensi di una vecchissima legge, che è la 441 del 27/63, all'articolo 53 comma del codice di procedura penale, che ascrive soprattutto ai medici veterinari delle aziende sanitarie e non solo, quelli che sono i controlli su tutti gli alimenti di origine animale, quindi carni, parliamo di latte, pesce, uova, miele, prodotti derivati dal latte, mozzarella, il tesserino, viene rilasciato un apposito tesserino che è tipo questo, che hanno anche alcuni dirigenti del Ministero della Salute, e questo è un tesserino ufficiale di polizia giudiziaria, e dietro è citata proprio la normativa che io ho appena indicato. Ovviamente i controlli sono capillari, non vengono fatti soltanto dalle ASL, dai NAS, dal personale incaricato, qualificato, perché sono anche gli agenti di polizia giudiziaria, oltre agli ufficiali di polizia giudiziaria. Comunque, tutto ciò che riguarda carni, pesce, uova, latte, miele, formaggio e quant'altro viene controllato dai medici veterinari, perché molti pensano che un medico veterinario faccia solo attività di terapia ambulatoriale, ma invece ha un ruolo cardine in quella che è l'ispezione ante mortem, post mortem, il controllo degli animali, e soprattutto in questi ultimi anni, da te che è stata anche modificata ormai da diversi anni la normativa in materia anche di codice di procedura penale e il benessere animale. Ci sono tantissime ricerche, alcune risalgono addirittura 20 anni fa, in cui animali che vengono sottoposti a viaggi di 15 ore, non cito paesi europei perché altrimenti si rischia la... Ci sono
sono animali che vengono sottoposti a viaggi di 15 ore, è stato dimostrato che le carni di quegli animali che stanno al macello sono le cosiddette carni DFT, PSA, sono carni poco edibili da un punto di vista qualitativo, perché un animale che non viene sottoposto a delle soste durante il trasporto, quindi a delle soste fisiologiche che poi sono normate da norme, inutile che elenco, non ha una produzione equivalente di un animale che fa un viaggio, un animale che fa un viaggio di 20 ore ha delle carni stressate e poco idonee, a mio avviso. Un animale che rispetta un animale, il conducente di un tir che porta gli animali rispetta la normativa in materia di benessere animale e fa le soste adeguate, sicuramente quella carne è una carne ottima sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda diciamo i compiti che svolge il veterinario ufficiale, sono compiti che svolge su tutta l'intera catena alimentare, tutte le informazioni di spedizione, come diceva, anche morte e post morte di diverse animali. Il materiale specifico a rischio sarebbero pellami, corne, zoccoli e quant'altro, le prove di laboratorio, che però applica la bollatura sanitaria che voi sapete benissimo che è obbligatoria. Per quanto riguarda i controlli, ovviamente i controlli sono frequenti, improvvisi, continui, e quindi non è difficile scappare, tant'è che quelle poche e rare testimonianze che si sentono in televisione sono quasi esclusivamente di piccoli proprietari che non hanno animali registrati, come quello che ha la pistola dentro casa e non ha avuto l'autorizzazione della questura dopo tutti gli accertamenti per avere la pistola. Per quanto riguarda lasciamo perdere i conigli, la gomorfia, il disperlente, ma per quanto riguarda i molluschi primati che avevamo citato prima, di questi è importante verificare i requisiti microbiologici, anche questi sono controlli fatti dai medici veterinari, la presenza di biotossine alcali e contaminanti. È importante anche quando arriva la merce fare i controlli dai paesi di cui vi parlavo prima, perché spesso questa è una foto che io ho voluto mettere di un pesce congelato troppo fresco. In questo caso il veterinario, perché poi cambia ovviamente il costo del pesce, perché acquistare un pesce congelato non c'è bisogno di andare al mercato, dove uno dei capotti del pesce congelato, ma lo puoi prendere in dei negozi che vendono solo prodotti surgelati. Quindi quando arrivano, soprattutto nei porti, il veterinario ispeziona a terra l'alimento, tutti quelli che sono gli indicatori, in particolare i parassiti, l'istamina e eventuali residui e prodotti velenosi che stanno nella pesca. Per quanto riguarda il latte crudo, questo è un altro aspetto molto importante, ho saltato già mezza presentazione. Il latte crudo quale sarebbe? Il latte crudo è il latte appena munto, è il latte che ci fa ricordare i nostri nonni. Uno pensa che è un latte igienicamente puro, sano e quant'altro. Sono circa, ricordo, 2005-2006 iniziarono a nascere in Italia, soprattutto nelle immediate vicinanze delle aziende agricole, dei distributori automatici di latte crudo. Con un euro si prende un litro di latte e praticamente si paga metà di 10 o 15 centesimi la bottiglia con la porta per prelevare il latte da questi distributori automatici. Io dico sempre, l'esperienza insegna. Quando iniziamo a venire fuori nel 2006 circa 2000 distributori di latte crudo in Italia, io pubblicai un articolo proprio latte crudo e tutela dei consumatori, sapete, potremmo fare con latte crudo e tutela dei consumatori, su Google dovrebbe uscire questo articolo, laddove facendo un'inchiesta a Stato dei Giochi il 25 gennaio del 2007, che poi fu seguitata da ordinanze che si sono reiterate fino a due anni fa, dove facendo un decreto ministeriale, dove da un punto di vista della sicurezza alimentare è opportuno, a mio avviso, quindi avviso tecnico,
che sia sottoposto a bollitura, magari lei mi dice che lo porto a fare io se devo bollirlo, da un punto di vista igienico, sanitario, ma soprattutto della sicurezza, è importante, perché si sono verificate con l'ingestione di latte crudo diverse situazioni patologiche, a iniziare dalla famosa SEU, la sindrome ermolitico-uremica nei bambini, fino a tante patologie descritte con l'O157. Quindi poi è logico, queste misure normative che sono predisposte, voi troverete sul distributore che il latte deve essere sottoposto a bollitura. Poi ognuno può fare come crede, però queste sono le indicazioni che sono state date a seguito dell'intesa Stato-Regioni e poi del PM del Ministero della Salute di un paio di anni fa. Per quanto riguarda, io ho quasi finito, perché il sabato tutti vogliamo andare a casa, no? Per quanto riguarda ovviamente tutti questi controlli di cui abbiamo parlato, ci sono eventuali non conformità e l'autorità competente interviene su questo operatore affinché queste non conformità vengano superate. Se non vengono superate, ci sono delle misure che vengono prese, che sono l'estinzione, il divieto di commercializzazione, il ritiro, l'autorizzazione per uso di prodotti per quelli diversi da quelli previsti, sospensione delle operazioni o chiusura parziale o totale dell'azienda. Vai avanti. In Italia il Ministero ha fatto che hanno un po' chiarito agli addetti, soprattutto alle regioni e alle altre, cosa dovevano fare, perché a volte la legge si interpreta, no? E quindi non si ci muove poi in modo uniforme. Quindi la regione Sicilia si muove in un modo, la regione Trentino Alto Adige si muove in un altro, e quindi abbiamo voluto fare delle linee guida esplicative, anche se secondo me abbiamo questo bisogno. Queste sono cosa bolle in pentola? In pentola bolle che la Commissione Europea il 6 maggio del 2013 sta in via di adottare un nuovo pacchetto che riguarda tutte le norme di cui vi ho parlato all'interno della sicurezza alimentare e della salute dei consumatori, e sono 5 atti legislativi che praticamente attraverso perché affinché una norma venga modificata deve essere modificata anche a livello europeo con una norma di pari rango, e quindi ci sono questa proposta 265/2013 del Consiglio della Commissione Europea che rivede in particolare il regolamento che riguarda i controlli ufficiali. Questo serve a definire un po' in modo più semplice quello che sono delle regole del gioco, perché prima di sedersi al tavolo e iniziare a giocare bisogna definire forse in modo più chiaro e più importante il gioco, almeno all'interno dei 28 paesi dell'Unione Europea. E questi controlli vengono applicati anche al farmaco veterinario e alla sanità delle piante. Io ho finito, però vi voglio dire un'ultima cosa che riguarda la dieta mediterranea. Io insegno ai medici specializzati a contratto da diversi anni a Tor Vergata, i medici che si specializzano in scienze dell'alimentazione. Siamo tutti d'accordo su, perché prima la collega che ha preceduto noi ha parlato della dieta mediterranea molto bene, non ho seguito tutto l'intervento perché siamo stati 2 minuti col Presidente, però è tutto condivisibile quello che è la dieta mediterranea, è un nostro baluardo, siamo un esempio in Europa e nel mondo per quanto riguarda il consumo di pasta, frutta, verdura. Lei ha parlato la collega di olio verde, il famoso olio verde. Facciamo una riflessione con il Presidente Pidotti che è importante che noi consumatori sappiamo che l'olio è buono. Poi vi faccio un accenno sull'etichettatura. Noi sappiamo che l'olio è buono, l'olio d'oliva, l'olio extravergine d'oliva, però bisogna stare attenti sulle quantità, perché è chiaro che l'olio d'oliva è eccezionale ed eccellente, però una quantità di un cucchiaio e mezzo va bene. Se noi
ne consumiamo 4 o 5 cucchiai al giorno, rientriamo in quelle che poi sono le patologie cardiovascolari, le patologie legate all'obesità, le patologie che poi portano al diabete, le patologie che poi portano ai disturbi, soprattutto articolari dopo i 50 anni, perché poi ovviamente il sovrappeso è una conseguenza di anche queste patologie articolari. Per quanto riguarda l'etichettatura, allora io vi ho detto all'inizio che l'Italia, per quello che mi riguarda, non perché sono nazionalista, è il miglior paese al mondo in tema di controlli ufficiali. L'etichettatura è importante perché? Perché noi consumatori, le nostre mogli, i nostri figli, le nostre figlie, devono essere abituati a quello che ho definito all'inizio, quando vi ho citato del Ministero dello Sviluppo Economico, il consumo consapevole. Il consumo consapevole, tra l'altro, è modificata proprio recentemente la norma sull'etichettatura, hanno parlato anche nell'ultima puntata di Records, non mi ricordo che cosa comunque riguardava l'etichettatura. È importante perché? È importante perché dall'etichetta, sulla maggior parte dei prodotti alimentari, noi sappiamo chi produce, da dove viene e tante altre informazioni che sono utili, compresa anche quella che viene definita la scadenza del prodotto, che è diverso da consumarsi preferibilmente entro. Il consiglio che vi do è che quando voi prendete un prodotto, lo vedete, leggete bene l'etichetta, verificate se ci sta un'etichetta sovrapposta, perché può capitare che ci sia un'etichetta sovrapposta, soprattutto sui preferibilmente, e quindi viene prorogata la scadenza, e quando verificate queste cose siete obbligati a denunciare all'autorità preposta queste, diciamo, anomalie, perché noi abbiamo molta contraffazione, come voi sapete, molta imitazione, soprattutto fuori, il famoso parmesan, no? Che almeno il nostro parmigiano, ci imitano tanti prodotti, formaggi, salumi e quant'altro, però questo a noi non interessa, visto che siamo in Italia, a noi interessa che l'etichetta sia trasparente. La sicurezza dei controlli, dicevo, in Italia è il miglior paese sui controlli perché abbiamo pochissimi problemi. Quei pochi problemi che si manifestano non sono legati a tutta la fase di produzione, quindi produzione, trasformazione, trasporto, commercializzazione, ma è stato dimostrato dalla letteratura che oltre il 90% dei casi di tossificazione alimentare si verificano dentro casa nostra. Quindi il problema è la signora che taglia il petto di pollo e poi magari con lo stesso coltello taglia il pane, oppure non rispetta la catena del freddo, quindi le lascia 2 ore, 3 ore, come succede in molti bar. Io quando stavo all'ASL, io sono 10 anni al Ministero della Salute, quando stavo all'ASL, insomma, lasciamo perdere i controlli che si facevano, e a volte non era fare la punta la mattina, si entrava in dei bar e trovavi 4 o 5 bottiglie di latte per fare il cappuccino quando dovevano stare in frigo e rispettare la catena del freddo. Tu non puoi farmi il cappuccino con una cassa di latte che io vedo per terra e sta là forse da ieri sera, da stamattina, col rischio di tutte le tossinfezioni alimentari che trasmette il latte se non è adeguatamente conservato alla temperatura che voi conoscete meglio di me. Questo per quanto riguarda l'etichettatura. Quindi vi dicevo, attenzione, perché oltre il 90% delle problematiche si verifica dentro casa. Come diceva il presidente Didotti, è importante l'alimentazione, perché qua stiamo parlando quasi solo di alimentazione, ma è importante anche lo sport, perché se a una sana alimentazione non si associano gli stili di vita, il problema non viene risolto solo dall'alimentazione, ma è una sorta di simbiosi mutualistica, cioè entrambe le cose portano a questo tipo di vantaggio. Quindi se io dico al signore, guardi, lei deve mangiare questo, quello, quello e quell'altro, lei dovrebbe fare, come diceva la
dottoressa, almeno un'ora di passeggiata al giorno, mezz'ora. Lui mi dice: scusa, ma perché non ti fai i fatti tuoi? Diverso è intervenire, come dicevamo, su una popolazione pediatrica, quindi andare a incidere nell'educazione alimentare e sportiva nei bambini, quindi già nei bambini delle scuole primarie, delle scuole elementari, così anche delle scuole medie, affinché riescano a percepire, perché a me quante volte mia figlia mi dice: papà, ma è da lunedì che mi cerchetta? Sì, ora lunedì prossimo. Quindi alla fine è importante incidere in quella fascia di popolazione che sia recettiva a degli adeguati stili di vita connessi a un'adeguata e sana alimentazione. Vi ringrazio e buon fine settimana. Grazie al professor. Allora, di fatto siamo alle conclusioni, aggiungiamo qualcosa. Siccome lo sappiamo tutti che noi siamo quello che mangiamo e beviamo, allora dovremmo stare molto attenti, ormai l'avete sentito, le attenzioni devono essere molte e soprattutto io ho voluto aprire anche agli operatori della scuola, alle mamme, alle associazioni dei genitori, agli amministratori pubblici, perché a tutte queste agenzie a vario titolo educative compete l'educazione, istradare i nostri figli, i nostri nipoti, che le abitudini alimentari che ci portiamo dietro le maturiamo nei primissimi anni di vita. A me capita, purtroppo, come capita a tutto, di frequentare i centri commerciali che sono diventate le nostre nuove cattedrali, e lì dove si mangia se ne vedono di tutti i colori. Bambini che regolarmente mangiano il ketchup o fanno colazione con il cappuccino. Ripeto, se c'è una linea di condotta, una deroga piccola, una festa, uno beve una Coca-Cola, non succede niente, ma se la beve tutti i giorni, o se i ragazzi di 12-13 anni tutti i giorni alle 7 e mezzo sono in pizzeria a farsi dei metri quadrati di pizza, poi vanno a casa e che fanno? Ma non c'ho fame. E com'è? Non c'ho fame. E certo, se alle 7 e mezzo si è mangiato 4 etti di pizza rossa o di pizza bianca, forse non c'è fame. Dobbiamo recuperare questo gap mostruoso. Allora, siamo quello che mangiamo e beviamo? Teniamone conto. I nostri figli, diciamogli qualche no. A scuola, non la merendina o l'euro per comprarsi la pizza, pane e pomodoro o pane e salame, non dico tutti i giorni, ma meglio, più salutare quello, una merenda alle 5 con pane e pomodoro, pane, bruschetta e basilico, è molto meglio di qualsiasi cosa. Qualche ciambellone di più fatto a casa, lo so, non c'è tempo, ma dobbiamo pensare al futuro dei nostri figli, altrimenti questo Occidente, così com'è, tra 50 anni le patologie saranno raddoppiate. Si allunga la vita media, ma viviamo peggio. Tutto quello che oggi è stato detto, a partire da martedì, mercoledì, lo trovate su www.coni.lazio.it, anzi lazio.coni.it, il sito ufficiale del Coni Lazio, c'è una sezione scuola regionale dello sport, e lì trovate gli interventi, una sintesi degli interventi, ma ci sono anche altre cose interessanti, per esempio sulla gestione fiscale delle associazioni sportive, sono temi di attualità perché è operatore dello sport. Approfitto perché qui ci sono dei fiduciari e comunque degli insegnanti e ci sono anche dei tutor. I tutor, voi lo sapete, sono l'emanazione del progetto del Ministero COP, Pubblica Istruzione CONI, sullo sport nella scuola primaria. E stamattina ho appreso che in alcuni comuni, parlo per esempio di Genzano, parlo di Nettuno, parlo di Pomezia, parlo di Montecopa, ci saranno le feste finali che coinvolgono i bambini che hanno fatto parte della sperimentazione dello sport di casa. Beh, mi sembra un bel momento, dico bene, professore, perché significa che c'è una sintesi del lavoro che è stato fatto e nei ragazzi resta un'immagine, quello della festa. Ci sono anch'io. E fare un'ulteriore giornata di sport dove l'aspetto ludico si fonde con l'aggregazione, con il divertimento, certamente è un momento importante. Approfitto, siamo in una zona che intorno al 20 settembre, diciamo una data approssimativa, quasi sicuramente, lascio un piccolo margine di dubbio, ci sarà una grande festa allo Zoo Marino. Lì ci sarà una sorta di replica del Bioparco, al Bioparco è stata fatta una grande festa dello sport, dove il CONI Lazio, con le sue federazioni, con i suoi enti di promozione sportiva, interverrà
per far giocare i bambini una giornata indimenticabile in discipline, varie discipline, che non sono soltanto il calcio, la pallavolo, il basket e quelle abituali, ma magari ci sarà l'arrampicata sportiva, il simulatore della vela, il simulatore di canottaggio, il cricket, il karate, le arti marziali. Ecco, questo verrà organizzato con un protocollo d'intesa con il COMI, i comuni limitrofi, per cui gli amministratori sono già avvertiti del fatto che i comuni dovranno intervenire magari acquistando, perché queste cose hanno anche un piccolo costo, biglietti per magari 100 bambini a comune, però tutta l'utenza che qua giorno andrà da Zomani dovrà comunque usufruire dei servizi sportivi che mette a disposizione il CONI. Questo della salute è una cosa talmente sentita dal CONI regionale che ne abbiamo voluto fare materia di didattica all'interno del progetto Giovani contro i Campioni. Qui abbiamo comuni dove questo progetto è andato in replica più volte e frontalmente un campione si racconta, e raccontarsi su un campione non è soltanto una sommatoria di risultati sportivi. Un campione non è solo quello che si mette i calzoncini di corno e batte un record, ma un campione anche nel comportamento. È vero, ci sono tante cose brutte anche nel mondo dello sport come il doping, però fateci caso, nel mondo dell'amministrazione pubblica, della politica, degli appalti, la legge è sempre così lenta, ci vuole tempo, si patteggia, si fa. Beh, nello sport non è proprio così, perché chi è tracciato di doping e viene scoperto scompare. E allora abbiamo dovuto anche aggiungere adeguati stili di vita alle storie dei campioni. E parliamo appunto di alimentazione, di comportamento, di etica, di sacrificio, di sudore, di capacità di rialzarsi dopo una sconfitta, perché lo sport insegna la vita, lo sappiamo bene. Il giorno dopo il campione che ha subito una sconfitta che fa? Si rimbocca le maniche e comincia a lottare di nuovo per un risultato migliore, che non è solo vincere o partecipare così, è anche migliorare se stessi. E raccontiamo queste cose ai ragazzi, che dimostrano un interesse straordinario, lo vedo dalle facce. Io sono il delegato che ha fatto più incontri nelle scuole, una settantina in 2 anni, e vedo le facce interessate, quindi c'è un terreno fertile. E allora noi adulti, voi adulti, dobbiamo lavorare su questa materia straordinaria che sono i ragazzi, perché se dici delle cose interessanti ti stanno a sentire e hanno spinto in emulazione. Sentiamo esempi negativi, è chiaro, se tutte le sere una mamma, la sera di una cena alle 7:30, una cena alle 9, una sera di panino, la mattina la pizza, e si adegua chiaramente il bambino. È un terreno fertile che assorbe quello che gli diamo, una spugna. E quando raccontiamo queste cose, parliamo anche di altri stili di vita, e qui ci sono tante mamme. Il bullismo, il cyberbullismo. Voi siete tutti adulti, ma io vado nelle scuole e faccio un test. Quanti bambini hanno Facebook? Bambini di 11 anni, di 10 anni che hanno Facebook. È un reato. Un reato che diventa un reato penale sui genitori, perché su Facebook si delinque, può essere una piccola delinquenza, un insulto, può capitare anche quando si discute, ma quando diventa sistematico è cyberbullismo, la polizia postale va a caccia. Vi racconto una cosa, il gioco online, ragazzi di 12 anni che giocano online, ma la domanda, la provocazione è, ma i genitori cosa ci sono a fare? Noi nonni e genitori, che ci siamo a fare se non vediamo una variazione d'umore dei figli? Se non vediamo una variazione d'umore, e guardate che sono assolutamente percepibili i cambiamenti d'umore dei bambini, che hanno un comportamento e dopo 4 giorni ne hanno un altro. La pedofilia, noi sono cose che raccontiamo apertamente ai ragazzi, allora qui chiediamo il vostro aiuto, dateci una mano, perché se non si fa rete, mondo dello sport, mondo della scuola e famiglie, invece siamo diventati sempre più dei combattimenti. La famiglia che deve aver esaurito il suo compito al momento in cui prende il bambino e lo manda a scuola, di fatto ha delegato qualcun altro all'educazione, e non deve funzionare così. Magari non vale per i presenti, ma in generale purtroppo è così. E allora il CONI Lazio, nella sua mission, piccola grande mission, che è quella di insegnare lo sport, favorire lo sport di base, educare
gli educatori ad insegnare bene lo sport di base, ecco, deve avere a fianco gli enti pubblici, la famiglia e la scuola. Questo ci sta riuscendo, ne siamo felici. Allora adesso possiamo anche concludere. Io vi ringrazio a nome del presidente Viola, che avete visto, abbiamo qui il direttore scientifico della scuola dello sport, che ci ha anche aperto gli occhi su alcuni aspetti psicologici legati all'amministrazione. Ringraziamo tutti. Adesso le persone che ho nominato prima sono pregate di fermarsi e dobbiamo approfondire alcuni piccoli temi. Grazie a tutti e buona giornata.